Ok, dopo il nostro bellissimo viaggio in giro per tutte le mete che abbiamo già visitato, vedo qui una zona con delle erbette da spostare, quindi... Quando scalai le montagne Kibombo trovai una via che i Kibombo ignoravano. Questa? Giù. È scomodo ogni volta fare così, però per il momento questa combinazione è la migliore che possiamo dare a Sara, quindi... Oh, ma guarda! L'anello unicorno. Ok. Anello unicorno. Rimedio per il veleno. E vai. Credo che questa sia la capanna del capovillaggio. Io divino il fato. Vuoi conoscere il tuo? Per conoscere il proprio fato il costo di 20 monete. Vuoi pagare? Molto bene. Mostrami uno dei tuoi oggetti. Non lo so cosa potrei dargli. Ti do il fungo? Felix piazza il fungo del riso sul tavolo. Sei pronto? Inizierò la divinazione. Vedo... Nell'oggetto di fronte a me vedo il cammino che dovrai seguire. Ti vedo in un'icona sacra. Ascoltando le voci otterrai un oggetto prezioso. Ti vedo in un'icona sacra. Ovvero? Beh... Ottimo. Non è stato di nessun tipo di aiuto. Non che mi aspettassi niente di che, però... ma guarda. Dove siamo ora? Le montagne Kibombo. Allora, il tizio ci ha detto... Oh... Cos'è che ha scritto la strada? Non ho letto, scusami. Come al solito avevo premuto B e lui è andato. Quest'area è libera, il tipo strano non si è visto. E là? Non l'abbiamo visto nei pressi del villaggio. Credi davvero che andasse da Kibombo? Ah, Kibombo. Le guardie sono state messe KO di recente. Già, abbiamo ordine di guardare a vista il passo montano. Nessuno deve entrare a Kibombo prima che Akafubu abbia completato la cerimonia. Allora è meglio che ci affrettiamo a trovare chi ha attaccato le guardie. Andiamo, fratello. D'accordo. Fai buona guardia, non far passare nessuno. Se qualcuno interrompe la cerimonia di Akafubu, sarai tu a essere responsabile. Dunque, non ci dobbiamo fare sgamare allora. Chiunque esso sia. Tac, e... Ecco qua. Qui ovviamente è sgamo. Tac. Però scusami un secondo, giusto per sicurezza. Fammi vedere da questo lato. Allora, qui c'è l'acqua, che non abbiamo ancora ovviamente. Da questo lato è uno shortcut, perfetto. Qui c'è un altro di questi che dobbiamo spingere di sotto. C'è uno spiritello. Sei più veloce di noi, incredibile. Eviterei di farmi vedere, quindi cerchiamo di farlo il più distante possibile. Se non fosse che ogni due passi arriva qualcuno. Brava Jenna. Allora, e questo è lo shortcut. A posto. Quindi continuiamo a salire, vediamo dove finiamo. Abbiamo lì il tizio. Qui di nuovo la pozza d'acqua. Il che mi fa venire in mente, ma non è che dobbiamo aspettare Pierce prima di proseguire? Ok, non ci ha visto, perfetto. Dobbiamo fare attenzione adesso a scendere solamente quando lui non ci sta guardando. Prima di tutto mettiamo la fune di qua. Tac. Ah beh, certo, aspetta, ho capito. Ok. Dobbiamo spostare questo qui in fondo e metterglielo lì davanti, così non ci rivede quando saliamo. Certo, potresti farla anche velocemente, evitando magari tutto sto passaggio qui. Però chi sono io per giudicare? L'abbiamo chiuso fra due scatole, pensa un po'. Secondo me c'è un oggetto, normalissimo. Ah, invece c'è un'ascia a disco. Aha, 187 super colpo, eh. Beh, che dire. Tutto è bello, però abbiamo una lama solare, voglio dire. Dunque, noi dobbiamo proseguire verso l'alto, però questo mi sa che è un altro shortcut, vero? Cosa sei tu? Un assassino, d'accordo. Ti assassino prima io, allora. Aha, quindi hanno già più di 100 di vita. Hanno già 100 di vita in più. 400, vabbè, ovviamente è morto.
avranno all'incirca 150 di vita. D'accordo, quindi spostiamo questo e shortcut sbloccato e via, andiamo oltre questa zona. Spero più che altro di non essere in una zona... Ah, pensavo che era un Digin quello. Mi sa che il cane ci sgama, eh. Mi sa che il cane abbaia e ci sgama. Allora, vorrei provare a buttarglielo in testa. Aspettiamo un secondo. Facciamolo arrivare qua. Ah, mi ha fatto molto ridere la cosa. Era ovvio che dovevamo fare così se volevamo prendere sta cesta. Però mi ha fatto comunque molto ridere. Un pezzo di pane. Pane più però c'era scritto. Aspetta un attimo. Ah sì. Ok. Allora, il cane ovviamente abbaia. Il che vuol dire che lo dovremmo bloccare probabilmente solamente in una zona. Fammi prima vedere cosa c'è esatto da queste parti. Però vorrei vederla questa zona prima di... Allora, credo che dobbiamo bloccarlo di sopra e poi lo confondiamo con l'osso. Perché se lo blocchiamo qua non possiamo prendere la cesta. Facciamogli fare la via di ritorno e via. Tac. No! L'ho ammazzato. Spero di no. La pietra lacrima. Ah no, aspetta, essenza d'acqua, forgiabile. Sono gli oggetti craftabili questi. Non pensavo già di trovare qualcosa. Dunque, andiamo a distrarre il cane ora. Facciamo tremare un po' la terra. Tadaklunch. Ecco qua. Mangio. Fammi vedere. Ok. Vabbè, lo sapevo che il cane poi... Sai cosa? Vabbè, neanche per rifare il passaggio, dai. Stavo per dire, quasi quasi il cane lo blocco dall'altra parte, però... magnate l'osso. Disattiviamo tutti quanti e vai con Turbine. Proseguiamo. Ora siamo dall'altro lato. Allora, evitiamo l'amico qui che ci sta cercando. Vorrei solo vedere se c'è... stavo giusto dicendo. Vorrei giusto vedere se c'è qualcosa. Allora, come raggiungiamo quella parte qui? Non ci dobbiamo far vedere da lui, quindi non possiamo passare di qua. Però forse possiamo passare dal basso e risalire. Proviamo, esatto, a scendere più in basso possibile e vediamo se possiamo risalire. Difensore, bravissimo. Ok, dobbiamo... Di nuovo, ci serve quella cacchio di brina. Ah, maledizione. Un sacco di vie sono bloccate proprio per sta stronzata ancora. Abbiamo un sacco di strade da rifare quando avremo quella cacchio di brina, veramente. Dunque, oltre il fiume... Ah, siamo passati. Maledizione. Ok, brava che sale di livello. E di là c'è una nuova città che probabilmente ora non possiamo raggiungere. Dunque prendiamo la strada che invece possiamo proseguire. Ed è diventata notte.